vede off camera, però da giustificarsi mentre io faccio il difensore. Questa è una sfida ardua. Shave like... In attesa dei calciatori, che sono sempre la parte fondamentale, no? Prova il destro o il mancino in questo caso, visto che è a sinistro, il microfono funziona. Facciamo parlare il campo. Style like a king. Darmi sempre quelle parole chiave che sono fondamentali. Ma sotto me le parole chiave. Tu non è che devi sempre star lì che... Feel like a bomber. Tagliate questa parte per cortesia, arrivederci. Dunque, facciamo un po' di chiarezza. Come sono finito a Coverciano con la nazionale italiana? Allora, oggi che sto registrando il video siamo a giugno, è già iniziato l'europeo e fortunatamente la nazionale c'è, tra l'altro arriva da detentrice del titolo. Però a novembre, inizio novembre, ho avuto la fortuna, il privilegio di essere contattato da Gillette per un'attività da girare proprio a Coverciano. Mi è stato spiegato che avrei vissuto una giornata con i calciatori, alcuni calciatori della nazionale, e avrei dovuto fare la telecronaca sostanzialmente di alcune attività. Su Instagram, se mi seguite, avete già visto qualcosa, insomma sono usciti vari reel, vi ricordo di seguirmi anche lì. Quindi, preso dall'entusiasmo, decido di accettare, ovviamente ci mancherebbe altro, perché sapevo che avrei vissuto un'esperienza pazzesca. E quindi mi imbarco, prendo il treno e parto. Stiamo aspettando Mirko, che è sempre in ritardo, fa peggio di me. Dai la colpa al treno, no? Sta più in ritardo di me, stai. Ho fatto la foto. Bravo, bravo. Ho fatto la foto con me stesso. Che sta cioè, una aspetta, foto. Non ho capito. Hai fatto a chi la foto? A un tizio. Ah, sì? Che sei io a lui. La cosa che ci contraddistingue... Il ritardo. No. Se un giorno. Cioè, un giorno fuori. C'ho schifo tutti e due. Questo perché però? Che siamo lavoratori. Perché noi abbiamo 15 outfit da cambiare. È vero. E io non avevo neanche ripreso dalle camere, però ho detto. Ma poi perché qui fa freddo, diciamo la vita. Comunque ha capelli male, eh. Nel senso che li sto perdendo. Siamo in due, guarda qua. La cosa bella è che Mirko non smette mai di pensare alla YouTuber League. Io sono tutto più dove perché avevo dei pensieri, cioè che non erano troppo positivi. Perché non ti piace come ti hanno fatto no, i capelli? Dobbiamo lavorare di più. Sui capelli? Anche, soprattutto. Ah, ok. Questa è in assoluto una delle mie parti preferite. Tanto già sapete cosa sta per succedere. Uno, due e tre. Ah. Comunque secondo me era più morbido il giubbotto che il letto. Vabbè, non è malissimo. Comunque questo sono io. Sono vestito senza un senso oggi. Oggi. Vabbè, non è di solito. Tra l'altro, youtuber, telecronista da Son, con l'iPhone, ci riprendiamo, bravo Fede. No, ho anche la telecamera, però è masochismo, uso l'iPhone e faccio questi video davanti allo specchio. In tutto questo, siamo arrivati a Firenze. E onestamente, cioè, Mirko, tu che stai dietro la telecamera? Sono nudo. Sì, è per questo che non possiamo riprendere, perché ci banano. Dico, che sensazioni hai? Cioè, qual è il clima? Che temperatura c'è da quelle parti? Fa freddo, perché sono nudo. Vabbè, questo dobbiamo anche capire, se via da ribadirlo. In ogni caso, siamo in quella fase pre-cena. Voi sapete che le fasi pre-cena a me piacciono poco, perché poi c'è quella post-cena che cazzo sto dicendo? Comunque, sostanzialmente, quello che stavo provando a dirvi è che adesso andiamo a mangiare, poi ci rilassiamo, ci riposiamo e dormiamo, perché domani mattina ci vengono a prendere alle 7:20, ci portano al Coverciano e secondo me ci divertiamo tanto. Sono curiosissimo e anche abbastanza fomentato per quello che andremo a fare, vedrete tu. Ah, è una lamentina l'orario. No, io mi lamento, ma ci mancherebbe altro, ero proprio... Ma immagino... Io lo sai che nel lontano 1970 andavo a correre a quell'ora, cioè alle 5, alle 7:20 era già... 2008 tu. Io? No, io ci esco con le 2000, sbagli sempre. No. Sì, vabbè, a parte questo, poi a cena ci siamo andati veramente, tra l'altro Gillette ci ha prenotato un ristorante della Madonna, si può dire, cioè fantastico, carne poi toscana,
vino rosso, io e Mirko siamo tornati imbriachi totali in hotel e infatti non ci sono clip, meno male. Poi abbiamo dormito e io la mattina dopo mi sono alzato devastato, anche perché faceva un freddo incredibile. Questa è la situazione. Ma questa fa schifo, pensavo di sì, questo. No, però dico, questa è la situazione il giorno delle riprese. Io sono così. In ritardo perché mi sto soffiando il naso. Vabbè, in ritardo perché sono io. E anche perché mi sto soffiando. Ma cazzo ci metti a soffiare il naso? Ma non finisce, drammatica. Mi sono appena fatta la barba e mi sono spruzzato il profumo. Sono un genio. Adesso brucia qualsiasi cosa. Mi sento alla Fashion Week. Non a caso il mio stile, guardalo. Cioè, guarda lo specchio, guarda. Dici di no? Sembri più John Wick. Beh, magari. Tu gli scherzi. Dovresti essere preoccupato di essere in ascensore con John Wick. Saliamo in van, andiamo a Coverciano. E più ci stavamo avvicinando, più ero teso, facevo domande. Perché poi era la mia prima volta a Coverciano. Insomma, non è una cosa scontata. Sono arrivato che mi guardavo intorno come se fossi un bambino a Luna Park. Poi ci hanno fatto vedere un po' l'interno. Ci hanno offerto un caffè. E ci siamo avvicinati in zona campi. Quindi abbiamo anche visto parte dell'allenamento della nazionale di Spalletti. Adesso ci apriamo in campo. Il che mi provoca proprio una sensazione. Sbloccato uomo nudo a Coverciano. No, che sai cosa? Hanno visto che ero vestito talmente. Vabbè, c'hai i pantaloni. Sì, sì. No, ho preso mezzo busto. Hanno visto che ero vestito talmente male. Piuttosto hanno preso una maglietta e hanno detto: tiè, mettete questa. Voi vedrete tutto a giugno, ma siamo a metà novembre. Ci sono i pinguini, io sono raffreddato e quindi dovrò registrare così. Questa giacca non è troppo calda. Intanto mi dici come sto? Total black con la scarpa che non c'entra nulla. Proprio a pene di segugio. Effettivamente. Però facciamo mettere un commento. Su questo. Che dici? Raccontami un po' il tuo no? Raccontami quanto hai pagato questo outfit. Allora, la maglietta te l'hanno regalata. La maglietta regalata è gratis, è più bella. I pantaloni tanto, non ricordo, forse 30. Tantissimo. Insomma, scarpe non lo ricordo, ma parliamo di 80, non c'è. Vabbè, 100. Secondo me li hai rubate. E questa 50. Giacca, pure. Mutande? Mutande rubate. La situazione attuale è che siamo in campo, proprio sul luogo delle riprese. Lì ci sono i palloni, perché a breve ci raggiungeranno i primi giocatori, cominceremo a registrare. Vi ho già detto che faceva particolarmente freddo, quindi io facendomi la barba la mattina mi sono distrutto la faccia e per la prima volta in vita mia mi hanno provato a truccare. Ora il risultato... Ma ci abbiamo provato. Si tenta il miracolo. Lo sguardo di Ale, buongiorno. Azione. Fede off camera però da giustificarsi mentre io faccio il difensore. Notizia dell'ultima ora da Coverciano. Grande sfida fra gli azzurri. La sfida prevede palleggi next level. Ogni giocatore dovrà fare più palleggi possibili, ma a ogni turno il pallone cambierà forma e dimensione. Prima partiamo così, è il più normale. Via! 1, 2, con molta calma. 19, 20, fine tempo. Vai! 1, 2, 3, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 8, 9, 30, 8, 9, 40, tempo scaduto. Glielo diamo il bonus? Hai già il fiatone e aumenta la difficoltà. 1, 2, 10, 11, 19, anche di petto, 24, fine tempo. Lo sei un mostro, Fede. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Poi questa è una giocata da centrocampista offensivo. Adesso però, Jack. Via! 1, 2, 3. Non male come partenza, ma c'è ancora tempo. 1, 2, 7, 8. Fine sull'8. 1, 2, 3, 8. 9, 14, 15 da ballerino, 22, 23, no! Tempo scaduto! Con un numero che a Roma, signori, il 23, fa tutta la differenza del mondo. Azione! Shave like a bomber. Shave like a bomber. Shave like a bomber. Like a bomber. È facile, shave, raga. Like. Oh, perché questa è l'emozione del momento, non so più. Shave like a bomber. Un sogno. Fanne un altro paio. Adesso falli bene. Adesso so quelle buone, Fede. Perfetto, adesso faccio shave like. Non ci credi neanche tu, incredibile. No, non mi prendo seriamente. No, sì, lo puoi fare sorridendo. Lo posso fare? Sì. Shave like a bomber. Shave like a bomber. Shave like a bomber. Shake like a... Shake. Shake. Non fate i simpatici, non è così semplice, eh. Vi assicuro che con 10 telecamere a velocità importante mentre fai il gesto è molto complesso. Fatto sta che ci sono poi riuscito, più o meno, e è terminata così questa meravigliosa attività. Avevamo ancora un po' di tempo e Gillette ci aveva preso un hotel pazzesco anche quello, e tra l'altro contenente spa. Ci siamo detti con Mirko: dai, abbiamo un'ora. Io
Mi sono perso fede. No, non so dove sia. Fede sei qua? No. Non lo so. No, perché tra mezz'ora abbiamo il pick up. Cioè ci vengono a prendere, dobbiamo andare in stazione, ma no, non siamo in condizioni ancora. Buongiorno. Fede, è arrivato il pick up. Dobbiamo andare. No, dai, da altri 5 minuti. Va bene, ciao. La verità è che prima il dovere, quindi andare a Coverciano, fare quello che abbiamo fatto. E poi andiamo a San Siro perché, come potete vedere, hanno buttato già i fumogeni. Sapevo iniziare Milan Inter, anzi Inter Juventus. Certo che sei coraggioso usare il telefono dentro una sauna. Ciao.